il regista, autore e scrittore Enrico Vanzina ha inaugurato la rassegna invernale dei Martedì Letterari al Casinò di Sanremo. Ho fatto negli ultimi anni tre libri, tra quali questo, che sono dei gialli ambientati in alcune grandi città italiane. Uno a Roma, La sera a Roma, uno a Milano, Una giornata di nebbia a Milano e adesso Venezia, con un grande cambiamento però, perché questo terzo giallo ambientato in una delle tre città che io amo di più, che sono proprio Roma, Milano e Venezia, è ambientato nel Settecento, per cui è una fuga dal contemporaneo per raccontare qualcosa di molto divertente, fare una letteratura che ci riporta indietro proprio alla letteratura del Settecento, con tocchi naturalmente moderni, per cui è un giallo storico che nella mia intenzione deve assolutamente divertire il lettore. Giacomo Casanova è il mio idolo. Per tantissime ragioni, tanti anni fa feci una passeggiata con Piero Chiara sui laghi al nord e tutte e due abbiamo convenuto che forse Le memorie di Casanova sono uno dei tre bei libri della letteratura italiana. Casanova è un personaggio straordinario, molto italiano, che rappresenta la libertà, l'intelligenza, il savoir-faire, il fascino, la cultura. E il Settecento in quel momento lì è proprio un momento fantastico di libertà totale da tutti i punti di vista, sia intellettuale che di comportamenti anche personali, e mi sembrava giusto che nel libro ci fosse anche lui perché l'ho tanto amato. Mio padre addirittura ci ha fatto un film nei primi anni 50 con Ferzetti, Gabriele Ferzetti. È un film molto sfortunato perché fu considerato licenzioso all'epoca, fu sequestrato in parte, fu tagliatissimo. Invece era una delizia di commedia che il tempo ha riportato alla sua importanza. Lei è un uomo di cultura, di spettacolo, di cinema. Siamo a Sanremo, mi deve concedere una domanda. Ha visto il festival, come l'ha trovato a livello di spettacolo? A livello di spettacolo non si discute. Siccome sono anche un po' musicista, perché è stato il mio primo lavoro suonare il pianoforte, quello che trovo, io sono venuto tante volte qui al Festival di Sanremo, che ultimamente, negli ultimi anni, si è perso il gusto del racconto dentro la canzone.